Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, ehi, basta! No. Oggi, come vedete, sono da solo. Questo video inizia in solitaria per un motivo ben preciso. È inutile che faccio tanto il misterioso, tanto l'avrò messo in titolo e copertina. Entri la valletta. Dalle cosce lunghe. Ma ti sono in condizioni precarie. Ah, beh, che dire. Buonasera. Bentornato a Giampi. Ormai è praticamente un appuntamento quasi settimanale. Fisso, esatto. Sì. Vabbè, lei partecipa. Nell'ultimo video avevo detto, mi raccomando, uno al mese, se no una settimana. Sì. Perché le idee scarseggiano. No, beh, perché vi piace, quindi non dire così, se no sembra cancro. Ah, no? 30 cheeseburger davanti a noi. Ovviamente non saranno 30 a testa, sarebbe stato divertente, ma poi sarebbe stato uno sciupio di cibo inutile. 30 cheeseburger impilati qui davanti, ovviamente solo per fare la copertina. 15 cheeseburger a testa. Ce la faremo? Ce la faremo! Si possono mangiare 15 cheeseburger a testa? Vuoi mangiarlo? Esatto. Quindi, copertina. No, hai fame tu? Io un po' sì, onestamente, non ho fatto manco merenda. Io non ho un cazzo in realtà. Allora, iniziamo. Cincin intanto con la coca, con la coca bella fresca. E stiamo a dedicare, roppa naso. Ah, dai, non dire che ti dispiace, porco. Cheeseburger. Lo faccio con i burger da 1 euro. Un ciocciolino, porco. Dio delle città. Mi metto in campo, metti una ciocciola senza hamburger e li metto in minca. Non è malissimo il picco. Tra l'altro, si sa cosa avrà pensato colui che ha preparato questi hamburger quando gli è arrivata la comanda. 30 cheeseburger, chissà chi minchia sto coglione. Piccolo aneddoto, è arrivato il corriere a casa a darmi il rider, a darmi l'ordine. Mi guarda e mi fa, ma che c'ha a fare con 30 cheeseburger? Lui mi fa, minga 30 cheeseburger, ma che c'ha a fare? Mi sono messo a ridere, sono sazio. Giornata. Allora, come vedete, abbiamo avuto un upgrade alla postazione, un tavolo. Ah, sì. Se non avete visto il video, tra un minuto lo controllo. Andate a vedere. Che palle, non posso ridere quando mangio. Impedite. È sbagliato fare comunicare. Il corpo umano è sbagliato. Non doveva fare comunicare l'esofago con la... Cioè, avevate le tube separate. Uno per respirare, uno per mangiare. Ma fare 15 a testa è impossibile. Sei in cumano da morire. Il tuo panuzzo. Chiumano un botto. Ah, dicevo, volevo prendere quelli da 1 euro. Gli hamburger. Abbiamo deciso di prendere questi che c'hanno il menu cheddar, la ketchup. Il ketchup. La ketchup è... La ketchup. Questi, diciamo, i primi 5 secondo me scenderanno, questo è un piacere. Sono dagli altri 10 in poi. No che... No che... la Coca-Cola sempre questo effetto. Oh, ma tutti i problemi tu fa mangiare quando mangi. La Coca-Cola ti fa venire gli spasmi. Infatti non so perché prendo la Coca-Cola. No, perché? Dopo ci servirà la Coca-Cola. Per il video che dobbiamo fare dopo. Un record. Ragazzi, comunque... Non è che non mi cambio. No, vabbè, è tipo, non è questa felpa. È tipo questo video di fila che non fa questa felpa. Ah, però ok. Perché li stiamo registrando tutti. Sta arrivando un cavallo. Il cetriolino non mi disturba, è troppo finore. Non mi piace. Lo rende. Ti dà quella nota croccante. Tutti i rumori che ho visto qua. Quelli da 1 euro invece è solo l'hamburger. Solo l'hamburger e formaggio. Col ciambellino e fette di cipolline, basta. No, il ketchup. È senza formaggio, uguale senza formaggio forse. Ah, vero, forse c'è il ketchup in aggiunta. Minchia, 40 centesimi di formaggio. Accidenti. Terzo. Oh, porca puttana. Ti giuro che si sentono. Oh, io me ne mangio 10 a colazione. YouTube anch'io se ne mangerebbe 50. Quanti ne ha mangiati YouTube anch'io? Il filetto fish l'ha fatto, se non sbaglio. Quanti? Mi ricordo. Io mi ricordo quello di Kinder Fetta al latte, di Kinder Pinguì. Con pollo rinforzante. Tra l'altro. No, quello è il tiramisù. Tra l'altro, ho visto un TikTok di uno che al McDonald's. C'era tipo il tizio che lavora al McDonald's. E uno ha ordinato 30 filetto fish, che è il panino preferito dal maestro. E tutti scrivevano, secondo me è un ritorno del maestro. Ma non mi hai provato il filetto fish? Tu sì? Come? Abbiamo provato per un video. Ah, sì, vero, me lo ricordo. È tipo, sapevi il crocchetto? Ci sta. Non lo compra nessuno, però ci sta. Comunque, maestro, se dovesse tornare, noi saremmo i primi ad aspettarla. Gran maestro, anzi, mi permetterei di chiamarlo. Ci finiamo dinanzi a lui, ovviamente. Che il bonsai si cina. Lo so come si chiama lui di nome? YouTube anch'io. YouTube. Una volta ho visto un TikTok e l'avevano beccato per strada. E ho chiesto tipo, maestro, ma lei tornerà? E quel fratello non posso. Non posso dire altro, però vi dico solo restate connessi. Quindi noi speriamo. Io aspetto più la venuta YouTube anch'io che quella di Cristo. Dovevi portarci me? Che dire, altrimenti. Saluta i vicini.
Te l'ho neanche mettere da telecamera, non c'è la PlayStation. Non la dovevo mettere, anzi ho visto la fotta la storia da dietro. L'hai ficcata là dentro? Perché c'era il cavo della PlayStation abbastanza lungo. Ho scocciato un cavo, l'ho tirato e passo di dare l'intra, una buca. Ma è, ma vedi che la telecamera non me ne fotte niente, non è che sono più mia, sono poco cane. Esatto, ma è brutto. Non è che sono telecamere di sicurezza. Vabbè. Mi sa bene di cagare. Non me la faccio a merda, che stamattina me... Io no. Sputavo il 9 razzo. No, sono un cazzo. Prendi, c'è che sono capitato. Io volevo fare la cacca, ma non mi è uscita. No, i problemi della vita. Cominciamo che pieta, si scorregge. Chissà che pensa il mio dirimpettaio in questa maniera. Non è il dirimpettaio. Come no? Il dirimpettaio. Devo fare spazio. Meglio fuori che dentro. Comunque siamo palesemente a due merda. C'è cioè, 5 cheeseburger e già siamo morti. Sono quelli piccoli. Ma non lo so perché, compà. Io prima ero abituato a mangiare di più quando facevo palestra. Se mangiavo tanto il riso che allargavo lo stomaco. Ce lo facciamo a pranzo. Mi sto facendo a cena e stregioni tutto il giorno. A cena, compà. Poi come ti vai a coricare a cena? Almeno a pranzo hai modo di smaltirlo. Ah. Minchia, se vai a cena, compà, ti metti a letto così. Presenta la pubblicità dove c'è quello col cinghiale sulla pancia. La cena ti è rimasta sullo stomaco. Vomiti, Malox. Fa schifo al cazzo sto cetriolino adesso. All'inizio era divertente, diciamo, sorpresina. Però faccio un pezzo di paese. Bisogna fare le pause di riflessione e chiedersi: ma perché stiamo facendo questo, siamo in casa? Esatto. Perché non potevo fare il carpentiere? Io lasciavo qualche pezzo di paese. Però non mangiavo 10 minuti e abbiamo mangiato solo 5 cheeseburger. 4. Ragazzi, se non avete visto il video di Rocket League, andate a vedere uno dei video più mongoli. Con anche l'intrusione finale. Ma fanno ancora i video che il mio cane mi interrompe mentre registro? No, quello era i ladri. È solo poggiato il vetro. Ma c'è anche la cipolla. Cipolla, sì. Ma che mezzo cipolla è? C'è la cipolla tritata, sì. Cipolla, cetriolino. Non è che sono i più buoni. No, si spawna. Cipolla, cipolla. E 06. Pisciolo e non tappeto. Eh? Pisciò. No. Questa è tosta comunque, eh? Mettiamo altri tre a testa, direi. Ok, così tutto spawnato. Finché lo può avere. Ma guarda, sì? Sì, ehi, questo è tutto spawnato. Comunque, complimenti veramente a Thomas Angry, che non si sa come cazzo faccia. C'ho fatto visto una storia che va la pancia grossa così. Ma come cazzo fa? Ma poi perché? Cioè, lui fa un pasto al giorno, poi così, di vita. Hai finito, complimenti. Metti altri tre panini a testa, dai. Cioè, fa proprio cacare la Coca-Cola in lattina. Sa proprio di amianto. 2-2-2. Perché due? Ma fai mi sconti, c'è in no. Dica, mica, non è cagata lungo un panino. Che inizi a colare sempre il naso? Tipo lì, cazzo che scende. Ma tu hai problemi, fatto colare. Per fare una visita. Quando ti arriva la nota del formaggio un po' sciolta, ti si riapre l'appetito. Io non sento niente, non so un po'. Ho fatti fare un esame allo speculum, in culo fatti fare. Ma vi non sento un cazzo. No, i sapori li sento, ma questa volta del formaggio li devo dal cupiere. Minchia, sento un sacco il formaggio sciolto. Il zignaro. Però, compa, ti giuro, è la posizione troppo comoda. Perché ci può scendere. Arriva ai piedi così. Arriva. È fuo, pazzo. Ciao, ti faccio età. No, perché si fa il pappone di polvere. Ma quanto minchia puoi bere? Minchia, un mese con spolvere. Quanto è che lo spolveri? 3 giorni. 3 giorni? Minchia follia. 2 giorni. Perché ti dico. Non mi mischiare il tuo cibo sporco qua. Cosa posso vomitare? Vabbè, ci sono del bagno, tu vomiti non in una nave. Vabbè. Qua ci vedi, non vomitare, una dolce. Alexa, volume 10. Alexa, canta con Gianni Morandi. No, volume 10, posso. Gianni, sei pronto a cantare? Alexa, passa il volume. Questa è una delle canzoni che più amo nel mio repertorio. Alexa, volume 3. Anche io. Non ti senti? Alexa, volume 3. Sei già stata perdonata. E allora. Sei mia stessa. Alexa, volume 3. Alexa, muta! Canta con Alexa. Alexa, volume 5. È un duetto, Alexa e Morandi. Il tuo amore. Che spensi la terza quest'estate. Ti ho detto, ha detto ciao. Alexa. Che tipo un lamentissimo età. Ma sei l'ancro. No. Ma che nome. 5. 6, 7 ne ho mangiati, la fuca. Minchia, ho capito. Porco 2.
Mamma mia. Allora, io sono avanti di mezzo, perché quello te lo devi finire per essere pari. E te lo finisci? Lo so. Signori, sono il vincitore per questa sfida. Aspetta. Ah no? Aspetta. Ah, giuro, sto facendo diventare acqua. Appena io sto deglutire. Mi sto bruciando l'animo. Chiave giuro che rumore uscì. Ma devi deglutire questo e ancora scegli due bei mozzichi, forse anche di più. Fra, vomiti. Vuoi vomitare? If you... Puoi perdere. No, no, Fra, no! Che cazzata, Fra, è una cazzata, Fra, è una cazzata. Se lo sputi non vale, è brutto. Ti sto insegnando, Luca. Che cos'è? Che dici che facevi così? Molto. E ora che facciamo? Pareggio, sì. Perché non voglio stare, ma lo voglio registrare altri 6 video. Quindi non è... Finisci. Allora, ragazzi, questo challenge finisce in pareggio. Questi altri, non so quanti... Bello. Questi altri cheeseburger li conserveremo e li mangeremo a cena. Quindi ragazzi, questo challenge finisce in pareggio. Io spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Poi se non vi è piaciuto, ragazzi, sono cazzi vostri. Non so perché mi dite questa cosa. Consigliateci nei commenti quale altra challenge potremmo fare a tema cibo, quale altra sfida potremmo fare. E soprattutto se questo video arriva a 50.000 mi piace, lo facciamo con la pizza. Arrivederci.